le cose più noiose della creazione video, cioè la creazione dell'immagine di anteprima, che naturalmente mi scordo sempre, quindi ogni volta devo prendere un frame fatto male dal video e questo è il risultato. Poi mi devo coprire la bocca che faccio delle smorfie. Beh, comunque anche questo lunedì ce l'abbiamo fatta e abbiamo caricato il video sul canale che poi voi vedrete domani. Il martedì è sacro. Questa è stata una giornata orribile. Praticamente sono stata solo davanti agli schermi. Il lunedì più lunedì della storia. L'unica gioia è che sono arrivata a metà di Via della Pazza Folle. Io ho capito una cosa su Thomas Hardy: lui odia le donne. Allora, faccio dei riferimenti un po' più puntuali sul fatto che Hardy, secondo me, pensa veramente che c'è qualcosa di superficiale, di profondamente superficiale nell'essere proprio una donna. Infatti, guardate qui cosa dice: che Bathsheba era sostanzialmente il vaso più debole e lottava penosamente contro questa sua femminilità che continuava a sommergerla di emozioni indesiderate. Anche quando si mostra compassionevole, perché si vede che prova compassione per Bathsheba, e per il trattamento che devono subire le donne, che fondamentalmente sono trattate come oggetti di proprietà contesi tra un uomo e l'altro. Quindi lui ha ben presente la condizione difficile delle donne, però alla fine pensa veramente, secondo me, che ci sia qualcosa di estremamente irrazionale, stupido, anche se vogliamo, nei sentimenti femminili. Ed è strano anche perché qui i veri pazzi sono gli uomini, cioè Boldwood, infatti poi viene anche detto, era una sorta di doppione di Bathsheba, cioè è lui, è un duplicato di Bathsheba per veemenza e calore, perché è lui che nutre questi sentimenti veramente inutilmente romantici, cioè una valanga di sentimentalismo ingiustificato. Anche Boldwood stesso, quando parla di follia femminile, in realtà forse sta parlando di se stesso. Io sinceramente apprezzo sempre di più la povera Bathsheba, che è divisa fra Thomas Hardy e Boldwood, che pensano, e tutti i pettegolezzi che la circondano, che pensano veramente il peggio di lei. Almeno dice: io non mi lascerò abbattere quando anche migliaia di pari vostri mi disprezzassero e mi calunniassero. Ma tutta la vita Bathsheba, sinceramente. Buongiornissimo, è tornato Nanny. È tornato dalla Thailandia portando dei doni incredibili. Ciao. Degli inalatori. Praticamente, amore, dov'è l'inalatore? In sottofondo la lavatrice, ovviamente, come sempre. Questo è un reading vlog, in caso ve lo stesse chiedendo. Allora, dalla Thailandia è stato portato questo, che praticamente è come il Vicks Inex, cioè sono tipo i sali dell'era vittoriana, capite? Sono quelle cose che a quanto pare vanno molto di moda ancora nel 2023 per ristabilire, non lo so, la respirazione, calmare l'ansia, insomma una cosa completamente inutile, ma droga. Non so da dove derivi questa ossessione degli odori, ma it's a thing. Praticamente è una specie di una spugnetta inserita dentro un barattolo di plastica, naturalmente è tutto di plastica, e a quanto pare è un trend in Thailandia. Com'era la Thailandia? Molto bella, incredibilmente bella, talmente bella che tornare a Milano è stato difficile. Immagino, e soprattutto la nostra vita sintetica. Ieri vi ho messo qualche clip, ma ve lo giuro, non mi sono alzata dalla sedia perché il lunedì è una giornata molto difficile. E oggi eccoci qua di nuovo incatenati alla sedia. È una schiavitù praticamente, però oggi contiamo di muoverci un po' di più. Poi vado anche in palestra oggi, quindi dai, vedrò la luce del sole. Mi sono lanciata in questa impresa assurda di riordinare i miei ebook. Un'impresa impossibile, tra l'altro ne ho forse più. Ho forse più ebook che libri fisici, il che è ridicolo, ma questa è la mia vita. Comunque li stavo ordinando e mi è venuto un po' l'angoscia, infatti adesso richiudo tutto. Anche voi entrate in quel loop di decluttering digitale che dovete eliminare tutte le mail, riordinare la cartella dei download, eccetera, eccetera. Ecco, io ero entrato un po' così con gli ebook, ma credo che interromperò. Uno, perché ci vuole troppo tempo, e due, perché appunto mi sale l'angoscia per tutti gli ebook non letti che ho comprato nel corso degli anni. Nel frattempo ha suonato il corriere che mi ha portato il nuovo libro di Bret Easton Ellis, di cui però io non ho letto niente e avevo comprato qualche settimana fa meno di zero perché appunto volevo recuperare qualcosa di questo scrittore, ma vedendo la trama mi sa che
che questo mattonazzo potrebbe essere forse il mio esordio con Alice, diciamo così. Si parla della California degli anni 80, è un gruppo di 17 anni che frequentano una scuola abbastanza elitaria, cioè sentite il richiamo potentissimo, addio di illusioni, cioè lo so che lo dico spesso per molti libri, ma è così che poi vabbè, è il classico periodo di cui parla spesso Alice nei suoi romanzi, pensiamo ad American Psycho, più combinazione con liceo, e mi ispira molto, depravazione e violenza tra i 17 anni, io ci sono. Sì, te lo so che ci sono ancora 118 gradi, ma ho deciso di ingannare il mio cervello con tè, tisane, candele, infusi, cioè qualcosa arriverà a un certo punto, cioè siamo a ottobre letteralmente. Adesso mi sto facendo tè verde, questa è una marca nuova che non ho mai provato, Meridiani Atelier, mi hanno mandato un po' di prodotti, mi ispira questo qui, cioccolata, nocciole, cocco, mamma mia. E questo soprattutto è molto carino perché è in formato cartolina, secondo me può essere un buon regalo, no? Anche per Natale. Sì, lasciate perdere, io sto già pensando al Natale, va bene? A proposito di pensare al Natale, potrei come non potrei. Lascio parlare le immagini. Oggi pomeriggio, come ieri pomeriggio, incatenata alla scrivania, ogni tanto una pausa con qualche articolo carino e interessante, tipo questo del Post su un po' di parole nuove che sono entrate nel vocabolario di Zingarelli nel 2024. Alcune secondo me sono vecchissime, tipo anacromiaco, e altre di cui ignoro completamente, ovviamente ChatGPT naturalmente, e altre di cui ignoro il significato. Pazzesco che sia entrato anche crush, che ormai è proprio gergo di internet, che ha superato il gergo di internet, ha sfondato la quinta parete. Dio, cos'è il farrotto? Cavolo, è il farrotto? Sarà che non cucino, quindi non saprei. Tipo, questo non lo conoscevo assolutamente. Una famiglia di giochi da tavola africani. Mancala. Santeria mi piace pensare che sia entrato nel vocabolario grazie a Marrakesh e Gue Pequeno. No, niente, alcune cose io proprio non so. Anche qui cucina e sport io proprio zero. E triggerare è entrato nel 2024, quindi adesso underdog anche lo uso un sacco. Diciamo che internet è il principale protagonista di questo nuovo vocabolario 2024. Cioè, è il 10 ottobre, io sono in palestra, in carrozziera. Boh, hai voglia di comprare i calendari dell'avvento, ma qua, boh, altro che l'avvento dell'apocalisse, forse. Altro giorno, altra vita sintetica. Chiedi internet che cos'è questo, cioè se va bene o meno. Sì, ma ormai tanto lo stai sniffando da tre giorni. I relatori della Thailandia hanno fatto breccia nel suo cuore, ormai l'abbiamo perso. Comunque, queste giornate di vlogging sono particolarmente noiose, non stiamo facendo niente. Sembra incredibilmente poco stabile. Fatti tu. Allora, eccoci qua per un rapido aggiornamento. Mi piace questo reading vlog, è così. I vlog infrasettimanali sono questi. Schermi, computer, telefono, e questa è la triste vita. Brevi soste per andare al supermercato, andare a fare la spesa, andare a fare colazione in un momento di, non so, svago. Però questa è anche la realtà, ecco. Secondo me forse dovremmo far vedere di più la realtà meno romanticizzata, ecco, sui social, su internet. Anche per capire che quello che si vede spesso è soltanto veramente la superficie, la punta dell'iceberg, e poi c'è tanto di sommerso, e che sono appunto le parti noiose, no? Venendo invece alle parti interessanti, sto andando avanti con la lettura di Via dalla pazza folle. Devo dire che me lo sto comunque leggendo con calma, nel senso che è da qualche giorno, in realtà non è un libro proprio mattone come gli altri mattoni inglesi, perché è soltanto, tra virgolette, lungo 400 pagine, e io non l'avevo neanche mai letto, quindi sono molto curiosa di sapere come va a finire, per cui ho anche quello slancio, anche quella voglia. Però mi sta bene leggere con calma, perché mi sembra di stare più a lungo con i personaggi, e devo ammettere che è stata una bella scelta questa di Via dalla pazza folla. Comunque penso che sarà alla fine il mattone inglese che mi sarà piaciuto di meno, questo perché non sopporto alcune caratteristiche
caratteristiche di Thomas Hardy come scrittore che adesso vi vado a dire, però è un perfetto libro autunnale, ci sono delle atmosfere fantastiche, molto, addirittura alcune cose secondo me sono proprio del genere gotico, del genere horror, c'è anche una scena in cui, come in Jane Eyre, un albero viene fatto a pezzi da un fulmine, viene diviso a metà da un fulmine, cioè proprio quelle classiche scene della letteratura vittoriana, ok? Le descrizioni naturali sono ricche di presagi, fa molto atmosfera. Come in tutti i libri di Thomas Hardy, la natura è al centro, quindi proprio vediamo il cambiare delle stagioni, l'evoluzione in relazione ai personaggi. Infatti Via dalla pazza folla si rifà proprio a questa lontananza dalla città, dalla civiltà, ci troviamo in aperta campagna, quindi l'elemento naturale è fondamentale, però è fondamentale anche la passione amorosa, diciamo, che in questo libro è considerata una specie di furia, esattamente come alcuni fenomeni atmosferici rovinosi, disastrosi, come incendi, temporali, venti fortissimi, e infatti i personaggi che si innamorano in questo libro praticamente perdono la testa. Mi viene da ridere infatti pensare che il titolo sia Via dalla pazza folla, quando mi sembra che in questo libro siamo tutti fuori di testa. È una concezione piuttosto estrema della passione amorosa, non mi dispiace, a volte io lo trovo un po' troppo esagerato. A livello tematico infatti trovo effettivamente esasperante e quasi soffocante questa concezione molto pessimistica secondo me dell'animo umano, e invece a livello stilistico trovo che faccia delle descrizioni da un lato bellissime, dall'altro un po' pesanti giri di frase, cioè lo trovo veramente ostico da leggere, un po' appunto heavy, non so se è la traduzione, però un po' macchinoso. C'è qualcosa in Hardy che veramente mi tira giù. Come vi ho detto prima, poi secondo me lui ha una concezione delle donne un po' superficiale, ecco. Però è proprio per questo dico che Via dalla pazza folla è stato un titolo azzeccatissimo, secondo me. Nonostante i suoi, secondo me, pregiudizi sulla categoria femminile, diciamo, Bathsheba non è così superficiale, non è così semplice, ecco, come personaggio, nel senso che spesso, nonostante lei pecchi di superbia, orgoglio, vanità e anche appunto a volte superficialità, l'ha resa comunque un personaggio secondo me molto reale, lontana dalla perfezione, però con dei tratti psicologici interessanti. Secondo me ci sono dei limiti nell'introspezione psicologica del personaggio, di questa protagonista, cioè è evidente che Gabriel è il vero eroe del romanzo, però mi è piaciuta comunque la volontà di rendere Bathsheba una vera donna di carattere, forte, indipendente, anche le sue concezioni sul matrimonio, ecco, non sono ingenue. La maggior parte delle volte è un po' irritante, perché noi ci facciamo un'idea di Bathsheba sempre attraverso gli altri, attraverso le chiacchiere degli altri o attraverso l'amore o la passione che nutrono gli altri personaggi verso di lei, tipo Gabriel. Avrei preferito un po' meno. Comunque non posso dire che non mi stia piacendo, perché c'è qualcosa di... cioè c'è qualcosa che mi infastidisce sicuramente in Thomas Hardy, ma dall'altro apprezzo questi scrittori così ossessionati, perché lui intende veramente l'amore come una passione ossessiva. E secondo me questo tipo di concezione non nasce perché Thomas Hardy è un bacchettone, ma perché lui stesso secondo me aveva ben presente che cosa significasse essere vittima di queste passioni così conturbanti. In conseguenza non è quel tipo di letteratura moralistica, o comunque è sicuramente una letteratura di tipo morale, come tutta la letteratura inglese di questo periodo, però senza farti necessariamente il sermone, no, in chiesa. Vedremo un po' cosa succede, anche perché sono arrivata a un punto fondamentale, ma andrò avanti stasera, perché adesso vado a prepararmi, perché andiamo a conoscere un nuovo membro della famiglia. Lo vedrete, non è nostro, ma è come se fosse nostro. Lo conoscerete più tardi. La conoscerete più tardi, giusto? Ah, sì, Nina. Si chiama Nina, ma la vedrete dopo. Avevo detto che avevo, per colpa di Ave May, fatto un danno su questo vizio.
che mi sono tolta grazie al grande sponsor di questo canale, ovvero Ave May, ovvero il calendario dell'avvento. A parte perché sono sempre bellissimi, le scatole le riutilizzo tutte, sono anche a chiusura magnetica, quindi molto comode e non si rovinano facilmente come quelle di cartone. La chiusura in cartone a me non dura tanto, invece questa chiusura magnetica sono perfette, quindi per un riutilizzo intelligente. Stavo dicendo, i calendari dell'avvento di Ave May sono gli unici che resistono alla prova del tempo, perché effettivamente li ritengo utilissimi, proprio perché non è che si basano unicamente sul Natale. Di certo sono utili in questo periodo, visto che contengono 24 caselle con candele, profumi, diffusori, tutta la loro linea di Ave May, ma anche dei brand gemelli, quindi Club Noé, Faint, eccetera, quindi tutta la loro linea per la profumazione della casa della persona, e sono utilissimi anche per fare i regali. Non essendo soltanto mini size, ma anche formati particolari, si prestano molto bene ad essere anche regalati. Per odio questi rumori. Ma poi chi ha la suoneria, cazzo? C'è nessuno, soltanto i vecchi hanno le suonerie. Devi toglierla, è un'ansia. Facciamo questo sondaggio: chi di voi ha la suoneria? Secondo me poche persone, perché ti fa venire l'angoscia esistenziale. Sapete il suono della call, della mail, della notifica? Cioè, perché soffrire così? Comunque, a proposito di lenire le sofferenze, stavo dicendo che all'interno del calendario di Ave May trovate dei formati di tutto rispetto. Quindi sì, ci sono delle mini size, ma ci sono anche dei formati particolari che potete benissimo regalare. Sono dei pensierini che, quindi, utili non soltanto per voi, per accompagnare questo percorso fino al Natale, ma anche per fungere da regali. Oltretutto il prezzo è molto conveniente, fra poco vi condivido anche un codice sconto. Ma andiamo a vederlo meglio. Allora, come vi dicevo, chiusura magnetica. Tra l'altro, guardate che bello. No, vabbè, la confezione è stupenda, molto paesaggio invernale, con queste decorazioni argentate sul blu, che tra l'altro è il mio colore preferito, fantastico. Adesso apriamo qualche casellina, questo sarà anche un video un po' ASMR, perché così capite di cosa parlo. Allora, jingle bell, jingle bell. Allora, ho preso tre prodotti a caso perché mi è ispirata dalle forme delle scatole. Questo è l'unico motivo per cui ho scelto questi numeri. Allora, come vi dicevo, non solo prodotti incentrati sul Natale, ovviamente qualche cosa natalizia c'è, per esempio la candela Lubecca, che ovviamente ha delle note molto speziate che ricordano i mercatini di Natale tipici di questa città. Ma ci sono anche fragranze must have, tipo Barcellona, che è una delle loro più vendute, abbastanza zuccherina senza essere nauseante, a me piace molto, appunto non a caso è una delle loro più vendute. Questo è un diffusore che quindi ha una size niente male, cioè non so se notate, sono delle mini size ma non esattamente mini, anzi, quindi questo è un regalo perfetto. E poi anche dei pensierini come i sali da bagno, per esempio. Adesso mi è venuta voglia di farmi un bagno, purtroppo non ho la vasca. Oltretutto, tutto questi sono free dalle microplastiche, cruelty free e vegane. Quindi se vi steste chiedendo, i prodotti di Ave May sono anche le candele, per esempio, sono in cera di soia. Adesso la smetto, perché sennò le apro tutte le caselle, perdendo invece il senso del calendario dell'avvento, perché è bello aprirne una ogni giorno, diciamo, da dicembre in poi. Comunque io ritengo che questo tipo di calendari dell'avvento sia un po' più intelligente, perché sono prodotti che effettivamente si consumano, quindi non sono cose che vi rimangono lì per anni e che non userete mai, ok? Cioè, almeno io la penso così su certe trovate del calendario dell'avvento. Invece queste, che sono candeline, saponi, profumi, sono tutte cose che si utilizzano, che si regalano, cose che fanno parte della quotidianità, quindi non sono così tanto extra. Comunque, nel caso vogliate farvi un regalo, siete degli appassionati di calendario dell'avvento, siete appassionati di fragranze, di Ave May, eccetera, il prezzo è già abbastanza super, perché i prodotti hanno un valore di 260 euro e più, invece sul sito ha un prezzo di 129 euro. Ma ho due codici sconto per voi. Il primo vale solo per i primi 5 giorni. È un'offerta abbastanza esclusiva. Con il codice OFFILENI avete il 30% di sconto, il che significa che lo andate a pagare 90,99 euro. E inoltre avete il 40% su tutto il resto dello shop, nel caso vogliate comprare qualcosa che non sia il calendario dell'avvento. Terminati questi 5 giorni di super promo, comunque ho un altro codice sconto per voi, che parte dal 21 ottobre. Vi dà comunque diritto al 40% di sconto su tutto lo shop,
Shop. Semplicemente lo sconto del calendario dell'avvento passa dal 30 al 20%. E il codice è Happy Ilenia, ma come al solito vi lascio qui sotto nell'info box tutte le informazioni con i link se volete spulciare. Io ringrazio sempre lo sponsor Ave Me che manda avanti le attività di questo canale. Lo metto qui insieme alla pila di libri che ormai ha preso possesso di questo mobile. Tra l'altro sono arrivati un po' di libri nel corso di questi giorni. Vi faccio vedere solo quelli che mi incuriosiscono di più. La gabbia dei conigli che ha vinto il National Book Award. Ne stanno parlando, ho visto che persone che seguo sui social ne stanno parlando. E piace, sta piacendo. Sinceramente non avrei dato una lira per questa copertina che non rientra pieno nei miei gusti, diciamo, e neanche dal titolo, insomma, non lo so, non mi attirava, ma questa è la potenza un po' dei social, della raccomandazione, eccetera, e quando il contenuto del libro è più importante, e come ne ho sentito parlare bene, lo mettiamo qua. Poi sono arrivati dei libri al 100% autunnali, questo lo leggo subito anche perché voglio farci un contenuto. Le streghe di Manning Tree di Blakemore, probabilmente avvicinandosi ad Halloween voglio leggere un po' di libri stregoneschi, quindi questo di Fazzi magari ci facciamo su un contenuto. E poi ovviamente altri libri di Angela Carter, perché dopo aver letto La bottega dei giocattoli volevo fare un piccolo approfondimento, magari faccio un tutt'uno contenuto Halloween stregonesco più Angela Carter, che secondo me è una buona combinazione. Poi è arrivato un nuovo libro di Lemony Snicket. Adoro Lemony Snicket. Se questo canale lo seguite da tanto tempo sapete che Lemony Snicket è un autore della mia infanzia. Io adoro una serie di Sfortunati Eventi. Devo recuperare ancora All the Wrong Questions, che è l'altra saga comunque connessa al mondo e all'universo di una serie di Sfortunati Eventi. Amo l'ironia nera di questo scrittore, dark humor, postmodernismo, veramente citazionismo letterario, di tutto. Fantastico, Lemony, non vedo l'ora. Tra l'altro che formato carino questo qui degli Oscar Mondadori. No, non è Oscar, sì, è Oscar. Non ci capisco niente con Mondadori, troppa roba. Comunque guardate, è più piccolo della mia mano. È molto tascabile, bello, mi piace. Devo dire che mi piace molto, molto quadrato, molto quadroso. Ci siamo decisamente dati una sistemata. Mi sono, dai, impegnata un po', siccome fa ancora caldo. Gambe nude con midi, gonna midi, stringate nude con calzino con un cuoricino, blazer, magliette maniche corte, questa cintura, perché in realtà questa gonna l'ho rimediata su Vinted ed era gigantesca, però si fa quel che si può, e maxi orecchini, anche questi presi su Vinted 10 anni, e pronti. Abbiamo preso lo stuzzicagatti. Ciao Nina! Ciao, già. È già la principessa? Ma è bellissimo! Il nostro primo incontro con Nina! Finita la settimana, io ho iniziato a vloggare a inizio della settimana. La settimana svolge al termine, siamo quasi nel weekend. Io finisco oggi di leggere Via dalla pazza folla. Mi sta piacendo molto di più questo finale molto carico di avvenimenti, quindi adesso fra poco arriva una clip in cui vi aggiorno e mi guardo anche il film stasera, anche perché tu non hai nessuna intenzione di guardarti Far From the Madding Crowd, vero? No, l'ho già visto. Sì, immagino, è un pippone incredibile, quindi io
non credo proprio. Sono un esperto. Cioè, tragedie romantiche, non credo proprio che faccia al caso tuo. Quindi lui non c'è, va a mangiare sushi e quindi io ne approfitto per guardare qualche film che lui non guarderebbe mai. Con Carey Mulligan, vi aggiorno anche su quello. Invece ho iniziato, in realtà ieri sera, ho iniziato Lui, le schegge di Bret Easton Ellis. Questo mattonazzo da 700 pagine ambientato a Los Angeles negli anni 80, nuova uscita. Cosa ne penso? Pazzesco. Mi sta piacendo da morire. Lui ha già vinto tutto con la dedica, perché in esergo c'è scritto che questo libro è dedicato a nessuno, semplicemente a nessuno. Sono a pagina 63, ma conto di finire appunto Via della Pazza Folla e poi buttarmi a capofitto, ambientato appunto in questi anni violenti e assurdi che sono stati gli anni 80 a Los Angeles. Un gruppo di adolescenti scopre il mondo della droga, della violenza, c'è anche un serial killer, la storia di un serial killer di mezzo. È una finta autobiografia, perché in realtà è tutto inventato, figuriamoci, però non il nucleo delle cose, cioè le emozioni, diciamo, sicuramente c'è molto di autobiografico, ma è un assaggio, ecco, tutto l'intreccio è assolutamente romanzato, praticamente la mia letteratura preferita. Oltretutto Bret Easton Ellis è amico di Donna Tartt e secondo me hanno tantissimo in comune, specialmente in questo racconto delle dinamiche di gruppo perverse e malate. Io sto amando, e questo forse dice tanto su di me e sulla mia natura. Qui tra Thomas Hardy, che è cimiteriale quasi nelle descrizioni e soprattutto nelle ossessioni, e Bret Easton Ellis, non so cosa dire dei miei gusti letterari e della mia personalità, però questo è. Forse anche di me un giorno diranno salutava sempre, chi può dirlo. Nel frattempo però io recupero la mia natura borghese di candeline, fragranze eccetera eccetera, e vado a Pilates. Dopo Pilates il mio weekend appunto trascorrerà così. Altra tentazione che ho è quella di iniziare il crollo della casa Usher, non il libro che ho letto tantissimi anni fa di Edgar Allan Poe, bensì la serie TV, perché Mike Flanagan, che è lo stesso autore, lo stesso showrunner dell'Incubo di Hill House e Bly Manor, ha fatto una nuova serie horror su Netflix, che è appunto basata sul racconto di Edgar Allan Poe. Come al solito basata tra 300.000 virgolette, perché anche Bly Manor, che doveva ispirarsi a Giro di Vite, e Hill House, che doveva appunto ispirarsi al libro di Shirley Jackson, in realtà non c'entrano assolutamente nulla con i romanzi, è semplicemente un'ispirazione. Sono racconti di fantasmi, comunque di spettri, e io li trovo particolarmente riusciti sia dal punto di vista proprio audiovisivo, sono delle bellissime mise en place, sono delle bellissime messe in scena, diciamo così, sia dal punto di vista proprio psicologico. Cioè io trovo che lo spettro diventa la metafora per il lutto, il dolore, la mancanza, cioè veramente a me, beh, Hill House è incredibile, Bly Manor un pochino trash secondo i miei gusti, questo la casa Usher dai trailer sembra anche un po' Succession, perché parla di questa famiglia super ricchissima dove a un certo punto iniziano a morire tutti tutti i figli, tutti gli eredi. Sono molto tentata, ma ho promesso che prima concludo Thomas Hardy, anche perché devo poi cominciare a lavorare all'approfondimento e poi l'appuntamento in libreria, che è il 27 ottobre, e poi ovviamente la live di discussione con Gaia, perché questo appuntamento è in collaborazione con il gruppo di lettura di Gaia Lapasini, la trovate anche qui su YouTube, Le Pagaie, e quindi ci sarà anche lei in libreria e ci sarà anche lei in live domenica 30, quindi mi devo preparare, volevo appunto preparare anche dei contenuti di avvicinandoci ad Halloween e anche uno speciale di Halloween. Forse sto esagerando come al solito, però intanto andiamo a Pilates. Ed eccomi qui. Dove sono? Qui! E con queste citazioni di altissimo livello concludo questo reading vlog dando qualche aggiornamento su Via dalla Pazza Folla, che ho terminato di leggere, come vi avevo detto. In realtà non l'ho finito ieri sera, ma stamattina. Oggi è sabato. Deve esserci un nome per quella sensazione di benessere e pace assoluta che si raggiunge quando riesci a completare un libro partendo il lunedì
e terminando il sabato, addirittura neanche la domenica, il sabato, quindi ci sono stata circa 6 giorni precisi. Per un libro di 400 pagine direi che è più che onesto. Ho finito anche di vedere il film, purtroppo io non riesco mai a vedere i film dall'inizio alla fine, quindi li divido in puntate come se fossero delle serie TV. Purtroppo le serie TV mi hanno in qualche modo modificato il cervello, per cui più di 40-45 minuti, massimo 50, non riesco a tenere alta la concentrazione, quindi poi stacco. Quindi il film praticamente l'ho visto a 3 riprese, tra ieri mattina, ieri sera e oggi. Devo dire che è piuttosto valido, anche se ci sono dei cambiamenti, secondo me, importantissimi per quanto riguarda non tanto la storia, perché la storia più o meno è sempre quella, bensì per quanto riguarda i personaggi. Secondo me hanno cambiato tanto la natura dei personaggi, in particolare di appunto Troy, che nel film è proprio uno stronzo dall'inizio alla fine, invece nel libro in qualche modo c'è una sorta di, chiamiamolo, riscatto, seppur nel suo egoismo. Invece nel film è proprio banale come personaggio, e anche Bathsheba è molto diversa, perché non posso fare spoiler, comunque diciamo che nel film è un po' meno, è un po' più smussata, un po' più dolce come personaggio. Fa anche decisamente meno cazzate, e secondo me il problema del film è che non si percepisce tanto il senso della tragedia, cioè gli errori che commettono i personaggi all'interno del libro pesano tanto, cioè portano a conseguenze disastrose. Invece nel film c'è un po' un ritratto un po' bucolico, ecco. Però è molto bello esteticamente e gli attori sono bravissimi, in particolare l'attore che interpreta Hawk, Gabriel Hawk, mi è piaciuto tantissimo, proprio quel cipiglio indifferente che in realtà nasconde tantissimo amore, tantissima dolcezza, e anche un'enorme pazienza, perché veramente Gabriel Hawk è un premio Nobel per la pazienza, perché veramente, figlio mio. Volevo dirvi appunto questo aggiornamento, volevo darvi questo aggiornamento che il finale mi è piaciuto tantissimo, proprio perché finalmente Gabriel Hawk parla, dopo tanto pazientare, dopo tanto rimuginare dentro se stesso, finalmente vuota il sacco. Ho letto sul gruppo Telegram, che devo dire è sempre una fonte infinita di spunti, che molte persone hanno trovato il finale affrettato. Io non sono d'accordo, perché non voglio fare spoiler, però l'ho trovato molto azzeccato questo pragmatismo, perché tutto il romanzo è una tragedia accurata. C'è molto sentimentalismo, c'è un senso di drammaticità espresso anche attraverso un lirismo esasperato, il paesaggio appunto cimiteriale, ecco. D'altra parte Thomas Hardy era proprio uno dei poeti cimiteriali, quindi voglio dire, non stupisce. Quindi il finale, che invece è un po' più secco, un po' più asciutto, un po' più dialogato, meno pipponi e più azione, l'ho trovato decisamente giusto. Anche proprio tutta la parte finale, le ultime 100 pagine, quindi non proprio l'epilogo, ma tutto quello che viene prima dell'epilogo, l'ho adorato, perché ha un pizzico di random. Questo dovrebbe essere un romanzo comunque realista, che fa parte della corrente del realismo, nonostante subisce tantissimi influssi del romanticismo ancora, però la trama ha delle svolte in questo punto, in questo finale concitato, ha delle svolte francamente fuori dalle righe, ecco, molte coincidenze, secondo me rende il romanzo un po' più caratteristico, diciamo così, un po' più pittoresco. E nulla, confermo tutto quello che ho detto durante questo reading vlog, rimane il meno preferito dei mattoni inglesi, però mi è piaciuto. C'è qualcosa che mi disturba in Thomas Hardy, e elaborerò meglio queste mie riflessioni poi nell'approfondimento, nella recensione del volume, ne parleremo anche nella live di discussione, ne stiamo parlando anche nel gruppo Telegram, che secondo me è un ottimo canale per fare le discussioni, insomma, in itinere del nostro gruppo di lettura. Però tutto sommato devo dire che mi è rimasta la curiosità di leggere altri volumi dello scrittore inglese. Sicuramente leggerò Jude l'Oscuro, che è quello che mi attira di più. Devo ancora capirti, Thomas. Devo ancora capirti, ma ti apprezzo. Invece oggi e per tutto il weekend vorrei dedicarmi alle schegge di Bret Easton Ellis. Come vi avevo già detto, mi ha completamente catturata. Sono ufficialmente dentro il tunnel, tant'è vero che sto anche ascoltando la colonna sonora, perché un genio ha messo su Spotify tutte le canzoni che vengono citate in questo libro. Voi direte, vabbè, facile, lo fanno per tantissimi libri. Il problema è che in questo libro, che è
lungo 700 pagine, sono citate minimo 3-4 canzoni a capitolo. Quindi secondo me questo è un lavoro mastodontico. La playlist si chiama The Shards, che è appunto il titolo originale. La troverete sicuramente facilmente. La mia preferita al momento è You Might Be Right di Billy Joel. Sono tantissime, non so quanto dura sta playlist. Cioè, volendo ascoltarla dall'inizio alla fine, sono 9 ore e 51 minuti per chi deve fare un lungo on the road. Ora, Brett si è messo un po' in mezzo nei miei piani, perché io la prossima settimana contavo di leggere libri in vista dei contenuti che devo preparare per Halloween. Come vi ho detto, ho già delle idee e le vorrei mettere in pratica, un po' di letture stregonesche, un po' di letture spooky, per crearvi poi dei contenuti. E quindi Brett si è imposto un po' con una presenza ingombrante a scombinare i piani, ma meglio così, perché comunque ricordiamoci che va bene la creazione dei contenuti, ma uno deve leggere perché gli va, e a me va proprio di leggere le schegge, che mi sta decisamente ammaliando. Bene ragazzi, questo reading vlog si chiude qui. Io vi ringrazio se siete rimasti qui fino alla fine, mi avete fatto compagnia durante questi 5 giorni, anzi 6. Come sempre trovate qui sotto tutte le cose che vi ho citato, in particolare lo sponsor di questo video, AveMe, e ovviamente la pagina Ko-fi se volete sostenere il canale con un simbolico caffè tramite PayPal. Tutti i link di affiliazione ai libri che ho citato in questo reading vlog, link di affiliazione significa che se passate da quel link nei siti di e-commerce principali, io ricevo una piccola commissione sui vostri acquisti libreschi. Trovate altresì i miei social per seguirmi in altre meravigliose lande di internet. E basta, è tutto. Come sempre, un bacione con la vostra mamma e ci vediamo al prossimo video. Ciao!